Ciao a tutti, oggi prepareremo il tortino di carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono carote, gorgonzola, griglie di noce, pepe bianco, uova, burro, sale e acqua. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito spostando momentaneamente il varoma. Andiamo a mettere l'acqua all'interno del boccale. Andiamo a mettere il sale. Chiudiamo il coperchio. Andiamo a posizionare il varoma e mettiamo all'interno del varoma le nostre carote. E un paio di carote le lascerete a pezzi grossi. Andiamo a chiudere con il coperchio e andiamo a cuocere il tutto per 15 minuti. Temperatura varoma. Velocità 2. Adesso andiamo a mettere da parte le carote intere che ci serviranno in un secondo momento. Andiamo a svuotare il boccale. Riposizioniamo il boccale. Andiamo a versare il burro all'interno del boccale. Mettiamo le carote. Facciamo cuocere per 5 minuti a 100 gradi, velocità 1. Adesso andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere il gorgonzola. E le uova. Andiamo a sistemare un po' il formaggio. E andiamo ad amalgamare il tutto per 3 minuti a velocità 5. Andiamo ad aggiungere il nostro trito di carote. Mettiamo il pepe e un pizzico di sale e amalgamiamo il tutto per un minuto, velocità 3. Il nostro impasto è pronto. Nel frattempo abbiamo unto con il nostro staccante per teglie
uno stampo nel quale andremo a riporre il nostro composto. Copriamo con un foglio di carta da forno e andiamo a cuocere a bagnomaria a 180 gradi per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti andiamo a posizionare le carotine sopra l'impasto e inforniamo per altri 20 minuti sempre a 180 gradi. Il nostro tortino è pronto, andiamo a impiattare. Tortino di carote e gorgonzola. Grazie e alla prossima ricetta!